Ciao amici, oggi ci prepariamo insieme perché devo andare a Pordenone e ho una data stasera, quindi prepareremo anche lo zaino o il borsone per le cose che mi servono stasera. Allora, prima di tutto vorrei provare questo vestito che in teoria sarebbe il vestito che vorrei indossare stasera, ma non l'ho mai provato, quindi lo proviamo adesso e se mi piace lo metto nella borsa comunque da portare stasera. Allora, è molto bello, ma ho paura di morire di caldo con le maniche lunghe, però non lo so. Non so, non mi convince molto. Secondo me è un po' più tipo per andare a fare aperitivo al mare, non per una serata. Questa è tutta la quantità dei miei vestiti per la sera e anche in uno ce ne sono 10, quindi non so cosa scegliere. Questo raga è bellissimo e secondo me non avrà neanche tanto caldo perché le maniche sono trasparenti. In alternativa c'è questo che è molto simile, ma non ha proprio le maniche. Era così. Boh, non rende. Ora lo provo. Questo è così, ma secondo me, boh, un po' troppo semplice, non lo so. Provo l'ultimissimo. Questo video sembra un haul e poi continuiamo a prepararci. Voi fatemi sapere nei commenti quale secondo voi è il più adatto e il più carino. Scherzo, raga, le ultime opzioni sono due. Questo, che è molto carino. Non so. Non so scegliere, ve lo giuro. Oppure questo qui, che ce l'ho anche in versione arancione fluo e rosso. È molto diverso da tutti quelli che ho provato fino adesso, però è molto bella questa tutina. Non so, fatemi sapere così capisco cosa portare. Per ora mi vesto comoda per il viaggio, perché sono tipo 3 ore. E metto questo completo qui e sotto questi, che lascio così, militari. E ora devo scegliere le scarpe. Questo non so se tipo chiuderli e lasciarli così con il top sopra oppure slacciarli e tenerli così. Non lo so perché non mi convincono molto le tasche bianche. Boh, fatemi sapere. In questo momento vorrei mettermi delle Air Force, ma io le Air Force non ce le ho perché io dopo un mese le Air Force le saluto perché si distruggono sempre. E quindi ometto queste qui. Sono le panda, sai, che non so come si chiamano, oppure queste che erano sempre quelle che ho messo ieri, oppure non lo so raga perché sono tutti colori diversi, quindi non lo so. Questo è il borsone che mi porto alle date e dentro ci metterò tutti i vestiti che vi ho fatto vedere prima, tranne il penultimo perché non mi piaceva tanto, e quello viola. Quindi metterò questo bianco che è stata la prima opzione, questo azzurro e poi la tutina rossa che vi ho fatto vedere nella foto, quella nera. E voi mi direte quale preferite tra tutti. I tre vestiti, quindi le tre scelte, le ho messe qua dentro e qua ho messo le scarpe, così chiudo tutto e le metto nel borsone. Ho comprato un ferro da stiro portatile e non si sa mai perché quello bianco se si stropiccia è orribile, quindi nel caso io ho il ferro da stiro portatile. Poi porto il profumo che io veramente, raga, mi ci faccio il bagno dentro. Ogni volta finisce e io continuo a ricomprarlo. E i trucchi. Ho comprato tutte queste cosine, però non li porterò tutti questi, di solito li porto nei viaggi, ma dato che devo stare via solo una notte, porto solo questo, così metto dentro la skincare. Ho messo in realtà un po' di tutto dentro, anche le cose per i capelli, non si sa mai che voglio farmi una coda stirata stasera. Vabbè, la crema, il rasoio, il deodorante, dentifricio, spazzolino ed elastici. Sto pensando però che sto morendo di caldo e che vorrei mettermi dei pantaloncini al posto dei pantaloni lunghi. Vabbè, nel caso li metto nella borsa così mi cambio se ho troppo caldo. Qui ho tutto un casino con le borse, ma penso che metterò questa qui di Diesel bianca perché le altre, tranne quella di Balenciaga, ma non mi fa impazzire, hanno tutti i ricami tipo oro. E io metterò i gioiellini argento, quindi questo va bene. Vabbè, comunque non so se mi convincevano aperti, quindi le mezzi chiusi, le scarpe sempre queste, il mio borsone è pronto, il letto vabbè lasciamo stare. Ci siamo, posso uscire e non mi sono truccata perché non mi interessa il trucco quando sono arrivata, prima della serata. Ciao amici, fatemi sapere come devo vestirmi e nulla, vi aspetto nei commenti.